realizzare questa borsa ci occorre il cordino, andiamo ad utilizzare il velvet, ci basta una rocca da 250 grammi, è sufficiente per realizzare questa borsa, e poi ci occorre una tracolla particolare, una tracolla tutta piumosa con gli attacchi, i due pezzettini che andremo ad attaccare la borsa a cui andrà fissato il moschettone della nostra tracolla, una chiusura con bottone a pressione, un ago tirafettuccio per cucire il tutto, ci serve, lavoreremo la borsa con un uncinetto numero 7 e poi ci servirà un agugliato o due di un cordino per borsa oppure un filo di poliestere un po' spesso, ma vi consiglio un cordino di un colore che si abbini, dove dovremo andare a cucire passando nei fori e andremo a cucire tutte le parti in pelle, perché il cordino velvet è troppo spesso e quindi nei fori non passa, ci serve un altro cordino. Io utilizzerò un beige di un classico cordino più piccino per andare ad attaccare tutte le finiture. Come sempre, tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it, in descrizione qua sotto al video trovate i link. Allora, come prima cosa prendiamo il nostro uncinetto, facciamo il cappio e abbiamo una sequenza di 25 catenelle. Di partenza più una che ci occorre per girare. Adesso andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante, quindi al termine del giro ci ritroveremo con 25 maglie basse. Terminato questo primo giro, andiamo a contare 12 maglie basse e nel tredicesimo punto andiamo a mettere un marker, ovvero esattamente metà, quindi avremo 12 maglie e 12 maglie per parte. Nel punto centrale andiamo a mettere un marker, ok? Adesso vi spiegherò poi perché. Arrivati quindi al termine del giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare le nostre maglie basse in costa dietro, quindi andiamo a prendere non tutto il punto così come faremo di solito, ma solo la costina dietro del punto e lavoriamo una maglia bassa. Procediamo così a lavorare le prime 12 maglie, quindi fino ad arrivare al marker. Arrivati qui, sfiliamo il marker e nel, diciamo, tredicesimo punto andiamo a fare un aumento, ovvero lavoriamo due maglie basse nello stesso punto, in questo modo. Rimettiamo il marker e proseguiamo a lavorare il restante giro normalmente. Quindi senza più aumenti, lavorando le maglie così come si presentano, sempre lavorate in costa dietro. Arrivati al termine del giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. Questa volta andiamo a lavorare tutte le maglie basse in costa davanti, ovvero prendiamo solo la prima asolina, perché stiamo facendo il giro di ritorno e vogliamo che, diciamo, il rilievo che è dato da questo resti tutto nello stesso lato. Quindi per fare ciò dovremo alternare un giro in costa davanti e un giro in costa dietro. Tutti i giri, tra virgolette, di ritorno li andiamo a fare in costa davanti. Ok, quindi lavoriamo le nostre maglie così come si presentano di nuovo fino al marker. Una volta arrivati al marker lo togliamo, di nuovo andiamo a lavorare due maglie basse nello stesso punto e andiamo a mettere il marker nella seconda maglia lavorata. Procediamo il restante giro lavorando una maglia sola per tutti i punti rimanenti.
A questo punto procediamo nello stesso identico modo a lavorare altri due giri, quindi di nuovo faremo una catenella, voltiamo il lavoro, adesso la catenella l'ho già fatta, lavoreremo di nuovo questo giro in costa dietro proprio perché siamo sulla parte diritta del lavoro, arrivati nel marker faremo di nuovo un aumento e poi lavoreremo di nuovo le maglie così come si presentano fino al termine. Una catenella, voltiamo il lavoro, facciamo un giro in maglia bassa in costa davanti e di nuovo quando c'è il marker faremo un aumento, quindi ripetiamo altri due giri esattamente come questi due che abbiamo appena realizzato. A questo punto, dopo aver fatto anche questi altri paio di giri, proseguiamo sempre lavorando nello stesso modo, quindi lavorando sempre un giro in costa davanti, un giro in costa dietro, e lavoriamo altri 5 giri senza però più fare l'aumento. Non togliamo il marker ma lo spostiamo ancora ogni giro, per ognuno di questi 5 giri lo spostiamo anche se non andremo più a fare gli aumenti, perché questo punto di riferimento ci servirà dopo e vi spiegherò per quale motivo. Quindi procediamo lavorando le maglie così come si presentano, anche quelle del marker, quindi smettiamo al momento di fare gli aumenti, lavoriamo solo più i punti così come si presentano per 5 giri. Ok, quindi per 5 giri andiamo avanti in questo modo. Allora, guardate, alla fine non ho fatto 5 giri ma ne ho fatti 8 perché mi sembrava se no che la borsa rimanesse troppo piccola, quindi ho fatto 8 giri. In ogni caso, se volete farne di meno o di più tenete conto che vi serve un numero di giri pari, quindi in ogni caso sempre non 5 ma 6 oppure 8 oppure 10, ok? Dopodiché, una volta che avete terminato di fare i giri, che praticamente vi trovate in questa situazione, facciamo di nuovo sempre una catenella per voltare il lavoro e fare il giro nuovo. Andiamo a lavorare sempre le maglie alternate in costa davanti, in costa dietro, come abbiamo già visto. Andiamo a lavorare di nuovo, per questo vi dicevo di non togliere il marker ma semplicemente di spostarlo. Andiamo a lavorare di nuovo le maglie fino a una prima del marker. E adesso vi spiego poi per quale motivo. Vedete, ci fermiamo a una maglia prima del marker perché dobbiamo andare a fare una diminuzione, quindi togliamo il marker e andiamo a lavorare due maglie basse chiuse insieme in questo modo per fare una diminuzione. Dopodiché rimettiamo il marker e riprendiamo a lavorare le restanti maglie fino al termine del giro normalmente. Questo punto di nuovo catenella, voltiamo il lavoro, andiamo di nuovo a lavorare le maglie basse così come si presentano fino a una prima del marker perché andiamo di nuovo a fare una diminuzione, e poi lavoriamo di nuovo le maglie fino dall'altra parte del marker fino alla fine del giro. Ripetiamo quindi questo procedimento dove andremo a fare una diminuzione per giro per altri 3 giri, quindi ne abbiamo fatto uno, dobbiamo ancora farne 3. Ok? Sono 4 giri in tutto di diminuzioni, quindi dobbiamo farne altri 3. Quindi vedete, mi fermo una maglia prima e vado a lavorare insieme le due maglie in modo da ottenere una diminuzione. Rimettiamo il marker e terminiamo il giro lavorando le maglie così come si presentano. Ok, quindi finiamo di lavorare questo giro e poi ne facciamo ancora altri 2. Questo giro, se contate, dovremmo all'ultimo giro dovremmo essere tornati ad avere un totale di 25 maglie, esattamente come quando eravamo partiti. Se questo vi torna, siamo a posto, andiamo a lavorare l'ultimo giro lavorando le maglie così come si presentano, quindi senza fare né aumenti né diminuzioni, semplicemente un giro di maglia bassa.
Quindi procediamo così per tutto il giro. Una volta realizzati tutti i nostri giri, la nostra borsa andrà piegata a metà e dovremo andarla a unire sul lato. Vedete come io ho già fatto in questo modo, che adesso vi spiego, in modo da chiudere e assemblare la nostra borsa. Ok? Quindi noi l'abbiamo lavorata su questo lato, che va piegato a metà, in questo modo. Allora, vediamo, perché dobbiamo ancora andare a fare un giro e poi l'unione. Quindi ci andiamo a reinserire con l'uncinetto qui. Nel primo giro di, diciamo, di catenelle che avevamo fatto, e dobbiamo andare a lavorare ancora un giro di maglia bassa, sempre in costa, e andremo a fare 3 diminuzioni, una prima del centro, una al centro e una dopo il centro, per chiudere, vedete, ulteriormente il lato e creare questo dislivello leggermente più evidente. Quindi andiamo a lavorare le nostre maglie basse. Arrivati qui, vedete che sono a 2 punti prima della metà, vado a fare la prima diminuzione, quindi lavoro insieme 2 maglie basse, in questo modo, così anche per i successivi 2 punti, quindi faccio 3 diminuzioni consecutive, quindi di nuovo gli altri 2 punti li ne lavoriamo 2 insieme, e la stessa cosa ancora una volta, quindi gli altri, i successivi 2, di nuovo li trasformiamo in un punto solo. Voilà, vedete che abbiamo stretto proprio notevolmente, e adesso completiamo il giro. Una volta fatto ciò, non ci resta che andare ad unire la nostra borsa. Allora, per unirla dobbiamo girarla al rovescio, quindi voi dovete ancora unire tutti i 2 lati e la girate semplicemente al rovescio in questo modo, e avvicinate le 2 estremità che dobbiamo unire. Così. Togliete l'uncinetto dall'asola, andate a inserirvi all'interno del punto, lo prendete tutto in questo modo, vedete che ci sono entrata attraverso tutto il punto, così, e anche attraverso il successivo, in questo modo. Aggancio l'asolina che ho tralasciato e passo attraverso i 2 punti con cui sono entrata, in questo modo. Adesso vado sotto, rientro attraverso 1 e attraverso 2, in questo modo, aggancio il filo e tiro. Di nuovo 1, 2, aggancio il filo e tiro. Di nuovo 1, 2, aggancio il filo e passo dentro l'asolina, facendo, diciamo, un punto bassissimo. Voilà, a questo punto tagliamo il filo e rivoltiamo il tutto. Giriamo quindi dall'altra parte, dalla parte del dritto. Voi ripeterete il procedimento prima di girarla dall'altra parte, anche nell'altro lato. Io l'avevo già fatto, quindi questo è il risultato della borsa con i laterali uniti. Vediamo ancora come fare il bordo. Quindi riprendiamo il nostro filato, facciamo di nuovo un asolino, un cappietto. Andiamo a inserirci qui. In questo modo chiudiamo facendo una maglia bassissima e lavoriamo tutte maglie bassissime, quindi per ogni punto, per ogni riga, diciamo, sottostante, andiamo a fare una maglia bassissima.
Vedete? Così procediamo per tutto il giro. Procediamo a lavorare altri 4 giri sempre a maglia bassissima perché dobbiamo creare un piccolo bordo, ma lavorando solo l'asolina più esterna della maglia. Vedete, non prendo tutto il punto, ma prendo solo l'asolina più esterna. La lavoriamo quindi di nuovo come fosse una piccola costa. Vedete che si crea questo piccolo motivo. E lavorerei altri 4 giri in questo modo per fare un piccolo bordo. Vedete, prendo sempre solo l'asolina più esterna e faccio tutte maglie bassissime. Quindi procediamo in questo modo a fare questo bordino finale. Dobbiamo andare a fissare la nostra chiusura in questo modo al centro della borsa. Quindi andiamo come prima cosa a cucire sul dietro, su quello che abbiamo deciso che è il dietro, al centro. Andiamo a posizionare in questo modo la nostra chiusura, passiamo nei forellini, quindi ho preso l'ago di la fettuccia, una gugliata di un cordino più piccino di un colore che si abbini, e andiamo a passiamo dentro la borsa. Usciamo nel primo foro, in questo modo, e poi vado a cucire la chiusura facendo 2x, quindi mi metto in diagonale nel forellino corrispondente, torno indietro in questo. Voilà, quindi andiamo a posizionarci, vediamo esattamente dove cade la nostra chiusura in questo modo, e andiamo a fissare anche la parte sotto. Quindi di nuovo con l'ago tira fettuccia entriamo e questa volta facciamo un giro di cucitura tutto attorno, passando nei vari forellini in questo modo. Voilà, adesso non ci resta che con lo stesso procedimento andare ad attaccare questi qui sul lato. Quindi di nuovo con una agugliata di filo passiamo in tutti i forellini e andiamo ad attaccare i laterali, uno da una parte e uno dall'altra. Dopo aver cucito anche, diciamo, gli scudini qui ai lati, andiamo ad agganciarci semplicemente la nostra tracolla ed ecco che abbiamo terminato questa borsetta, questa piccola chicca, di cui sono veramente molto 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 soddisfatta. Guardate che bella questa tracolla particolare che gli dà un tocco frufru. Proprio, proprio bella, sono contenta. Il risultato mi soddisfa molto, spero che piaccia anche a voi. Se provate a realizzarla, mi raccomando, sul gruppo di Facebook Mari, l'amico uncinettina, aspetto le foto delle vostre creazioni. Un bacione enorme, ciao!